Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video degli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, acquisti e collaborazioni. Allora, voglio partire proprio dalle collaborazioni mostrandovi due libri che mi sono stati inviati da BookaBook. Un libro l'ho già letto e si tratta di L'Enigma di Anna. È il primo libro di una serie, lo definirei un fantasy distopico. Sono una serie di libri che si rivolgono a un pubblico di ragazzi dalle medie, dalla terza media in su, e diciamo che l'autrice ha creato questa saga rivolgendosi appunto a questi ragazzi per far conoscere loro il mondo della metalmeccanica all'interno appunto delle fabbriche. In questo primo libro siamo all'interno di una fabbrica che lavora l'acciaio. È un libro che mi è piaciuto abbastanza. I protagonisti sono dei bambini. Siamo in un mondo dove nel 1 gennaio del 2030 tutta la popolazione mondiale si sveglia dopo aver fatto un sogno riguardante il futuro del mondo, dove gran parte della popolazione è stata decimata da un'epidemia e la restante parte delle persone non riesce a far ripartire appunto l'economia e la vita quotidiana perché mancano proprio le conoscenze base per esperti, ecco, che riescono appunto a far ripartire le fabbriche, a aggiustare vari pezzi, eccetera. E quindi si decide di creare una serie di scuole virtuali che insegnino ai bambini i vari mestieri, in modo che nel 2060, quando avverrà questa epidemia, le persone che rimarranno in vita sapranno poi far ripartire la civiltà. È un libro molto carino. In questo primo anno di scuola, appunto, siamo all'interno di questa fabbrica che lavora l'acciaio. Poi avremo gli altri libri dove verranno mostrati altre fabbriche, credo. In questa classe virtuale, però, succedono varie cose strane perché non tutti sono d'accordo con questo progetto. E quindi c'è qualcuno che cerca di ostacolarlo e questi bambini che fanno parte di questa classe speciale cercano di risolvere questo mistero, questi enigmi. Molto carino, adatto per un pubblico giovane, ma non solo. L'altro libro che ancora non ho letto, ma che leggerò presto, è Choiceless di Dario Fedeli. È un libro di cui ho sentito parlare molto bene. Anche qua si tratta di un distopico perché siamo in un futuro apocalittico e i nostri protagonisti sono Kyle e Derek. Non so molto in realtà, l'ho voluto scegliere perché ne ho sentito parlare benissimo e mi aveva molto incuriosito. Vi farò sapere presto. Dopodiché c'è stato Lucca Comics. Io sono andata domenica e ho fatto qualche acquisto. Allora, ho acquistato di Edizioni Anepie il fumetto di Edward Mani di Forbice che ho già letto. Si tratta di un fumetto che racconta la storia di Edward anni dopo il famoso film di Tim Burton. E quindi abbiamo come protagonista non solo Edward, ma la nipote della protagonista del film. Edward farà una scoperta e all'interno di casa sua trova un'altra creatura che lo scienziato appunto aveva costruito per far compagnia ad Edward, ma non aveva mai concluso l'esperimento. Edward riesce a dare vita a questa creatura, ma non sa però che questa creatura è malvagia e insieme appunto alla nipote, non mi ricordo come si chiama, alla nipote della ragazza del film di Tim Burton, cercheranno di risolvere la situazione. Molto carino, mi è piaciuto. Le tavole hanno uno stile molto dark che ricordano parecchio quello di Tim Burton, una storia molto leggera, carina, adatta a chi ha amato il film, anche se le storie sono completamente diverse. Altro acquisto che ho fatto è stato allo stand di Acheron, c'era il 3x2 e io ho scelto tre libri. Ho scelto La Mesmerista, che era da tanto tempo nella mia wishlist, è un fantasy dove ambientato nel 1920 a Livorno, quindi nella mia città, ed è per questo che sono stata subito attratta da questo libro. È di Sara Simoni, vi farò sapere presto, ancora non ho letto. Anche questi altri due non li ho letti, si tratta di
di Awen, Esprimi il tuo desiderio, di Arianna Rosa. Anche di questo, un distopico che ho sentito parlare molto molto bene, quindi ho voluto acquistarlo. E il terzo libro che ho scelto è Streghette, di Giulia Besa. È il primo di una serie, di questo non ho sentito nessun parere, l'ho preso un po' a scatola chiusa e vedremo un po' che succede in questo libro. So che è ambientato a Roma, ma non so altro. Altro acquisto che ho fatto è stato allo stand della Fanucci. Anche qua c'era il 3x2 e ho voluto prendere tre libri che occhiavo da tantissimo. Il primo è A casa prima di sera, è una specie di horror che mi ispira da tantissimo, quindi ho voluto acquistarlo. Gli altri due invece sono dei libri di fantascienza, anche questi li avevo nella wishlist da un bel po' di tempo e mi ispirano tantissimo. Il primo è La cacciatrice di luce e il secondo è La torre di cristallo. Vi farò assolutamente sapere. L'ultimo libro per quanto riguarda Lucca Comics è una graphic novel che mi è stata regalata dall'autore perché ci conosciamo, siamo amici. È appunto scritto da Marco Rizzo con le illustrazioni di Lelio Bonaccorso e si tratta di Per amore di Monna Lisa, il più grande furto del XX secolo. Anche questo l'ho già letto. Le tavole mi piacciono molto, mi piacciono tantissimo i colori che sono stati scelti. Siamo nel 1911 al Louvre. Vincenzo Perugia decide, è un lavoratore del Louvre, e decide di rubare la Monna Lisa per riportarla in Italia. Questa è una storia vera. E io non conoscevo molto bene questa storia, molto molto interessante, a tratti anche comica, che assolutamente vi consiglio. Tra l'altro in fondo al fumetto abbiamo tutta una spiegazione dove Marco Rizzo spiega quali parti sono state un po' romanzate e quali parti invece sono vere. Alcune sono veramente molto interessanti e secondo me anche poco conosciute. Vi consiglio assolutamente i fumetti di Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, a me piacciono sempre molto, è il quinto, mi sembra, fumetto che leggo di loro e per me sono sempre una garanzia. Poi, due acquisti fatti in edicola sono della collana Storie Meravigliose e ho preso Sogno di una notte di mezza estate. In realtà in questo volume ci sono anche altri racconti, sono delle edizioni molto belle, molto curate, con all'interno le illustrazioni. E poi ho preso anche Lo Schiaccianoci, all'interno abbiamo due versioni diverse dello Schiaccianoci, anche qua con varie illustrazioni, e quindi niente, ho voluto prendere anche questi due. Passando poi ad altri acquisti un po' random, ho acquistato Margot e le streghe di Roberto Rizzetto, una storia che mi interessava molto, un po' un fantasy giallo che mi attirava tantissimo. Questo l'ho acquistato su IBS, come al solito di tutti i libri che vi mostro vi lascerò il link in descrizione. Invece su Amazon ho acquistato il primo di una trilogia di Cecilia Claudi, la serie si chiama Le streghe di Black Hollow e il primo volume si intitola La scoperta. La nostra protagonista è Eve, ha 16 anni e non so sinceramente altro, l'ho preso un po' a scatola chiusa, ne avevo sentito parlare benissimo e ho voluto prenderlo. Ho acquistato anche una novità che è della Schwab ed è Gallant, ne ho sentito parlare bene anche di questo, la storia un po' mi ispirava, è una storia un po' gotica, paranormale e quindi ho voluto prenderlo. Ho acquistato poi Dote di La stirpe di sangue di Lorenza Ghinelli, che ho già letto e ve ne ho già parlato in un wrap up, un libro con delle bellissime illustrazioni, un libro molto curato esteticamente. La storia è quella un po' rivisitata appunto del mito di Vlad, le protagoniste però sono femminili, una storia molto interessante, molto dura, cruda, pesante anche, che non mi ha fatto impazzire al 100% ma che comunque non mi è dispiaciuta. Ho acquistato poi La bambina della luna e delle stelle perché avevo uno sconto su IBS, questo libro che ha un prezzo di copertina di 10,90€, l'ho pagato solamente 2,50€, quindi ho voluto prenderlo perché anche questo era nella mia wishlist da tanto tempo, e insieme a questo ho preso anche L'unico e insuperabile Ivan. Anche questo ho pagato pochissimo, vi straconsiglio di vedere il film della Disney, lo trovate su Disney Plus, perché l'ho trovato meraviglioso, una storia stupenda, è una storia vera, ovviamente un po' romanzata, dove il nostro protagonista è Ivan, il gorilla,
che è all'interno di un circo, e insieme all'elefantina e altri animali che fanno parte di questo circo tentano di scappare, di essere liberi. Una storia veramente molto bella, e ho voluto prendere il libro per vedere appunto che differenza c'è con il film. Tra l'altro, ho visto che c'è anche il secondo volume di questo libro che si chiama L'unico insuperabile Bob, che assolutamente recupererò. Ultimi due libri, anche questi sono abbastanza una novità. Allora, Dorothy deve morire, edito HarperCollins, è una rivisitazione del Mago di Oz, dove però abbiamo una Dorothy che è cattiva. Ho scoperto che è il primo di una serie, quindi non è un volume autoconclusivo, ancora non l'ho letto, ma vi farò sapere presto che cosa ne penso. E poi l'ultimo libro è il secondo libro di una trilogia scritta da Cass Morgan, la trilogia si chiama La Confraternita delle Streghe e questo è Il Segreto Sepolto. È uscito, mi sembra, il 1° novembre, vi lascio comunque il video tra le schede con le novità appunto che usciranno in questo mese, anche questo non l'ho ancora letto, vi farò sapere presto. Benissimo, quindi questi sono stati gli acquisti degli ultimi mesi. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri che vi ho presentato e fatemi sapere che cosa ne avete pensato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!